Allora, buongiorno a tutti, sono la dottoressa Francesca De Maio e il vostro tutor sarà la dottoressa Silvia Brini che oggi era impossibilitata per un'altra riunione, però i ragazzi del Plinio l'hanno già conosciuta perché siamo andati alla loro scuola per spiegargli un pochino il nostro progetto. La nostra sezione si occupa di redigere, come diciamo, compito principale il rapporto aree urbane a cui loro, come è stato già anticipato, hanno partecipato a dicembre in maniera anche attiva, proprio con delle domande durante proprio la tavola rotonda che si è occupata quest'anno di mobilità sostenibile. Con interventi anche molto interessanti, hanno riscosso tanti complimenti anche dai nostri colleghi che hanno partecipato, ci hanno chiamato anche in seguito dicendo anche la felicità della vostra partecipazione attiva all'evento. E come è strutturato il progetto? Il progetto è strutturato in 3 anni perché le competenze che devono acquisire sono competenze abbastanza importanti e che devono, diciamo, non solo apprendere ma anche digerire ed elaborare in modo proprio. Quindi saranno 3 anni di corso dove parteciperanno ogni anno attivamente al rapporto della qualità dell'ambiente urbano in maniera proprio, come è stato anche fatto quest'anno, ma in maniera anche più consapevole negli anni successivi. E vi saranno degli incontri in cui verrà illustrata proprio l'attività in maniera più, diciamo, teorica, ma anche anche pratica, proprio su come andare a lavorare, sugli indicatori, su come raccogliere dati. E quindi anche noi avremo necessità di una certa conoscenza sia del pacchetto Office, in particolare Excel, dove proprio lavorare attivamente, e dovranno comprendere che cos'è la qualità dell'ambiente urbano e come va valutata, chi sono le istituzioni competenti e predisposte alla tutela dell'ambiente e quali sono i comportamenti sostenibili che loro dovranno imparare a perseguire e anche speriamo a divulgare all'interno della loro comunità, della famiglia, della scuola. E tutte queste conoscenze serviranno poi per poter anche valutare alcuni test di tipo ambientale come il rapporto di qualità dell'ambiente urbano, che è un rapporto abbastanza complesso. Come nasce il rapporto? Questo rapporto nasce nel 2004 e all'inizio erano interessati solamente 8 comuni capoluogo, di cui le ARPA, diciamo, che sono le agenzie regionali per la tutela dell'ambiente, forniscono ogni anno i dati. In questo caso erano 8, siamo arrivati nel 2017 a 116 comuni, quindi tutti i comuni capoluogo, più 3 città ad alta densità ambientale, quindi abbiamo 119 comuni, per cui le ARPA ogni anno vengono, diciamo, in collaborazione tramite questo sistema SNPA di cui vi hanno accennato anche stamattina il direttore generale e successivamente anche i colleghi del Sinanet, sono, diciamo, le agenzie deputate alla raccolta dei dati sulla qualità dell'ambiente, dati sull'aria, sull'acqua, sul suolo. Quindi questo sistema a rete ci permette di avere tutta questa informazione e elaborare quindi un rapporto che ci dice lo stato dell'ambiente delle città e poterle anche confrontare l'una con l'altra, riuscire a comprendere quali sono le problematiche e anche così trovare le soluzioni migliori seguendo anche le buone pratiche delle città, diciamo, che hanno ottenuto migliori risultati. Quindi i ragazzi impareranno in questa maniera a lavorare su questo rapporto, comprendere come è stato organizzato e come è valutato. I temi, come dicevo, trattati nel rapporto aree urbane sono tantissimi. Ci sono fattori sociali ed economici, il turismo, il suolo, l'aria, l'acqua, i rifiuti, attività industriali, trasporto, mobilità. Noi però abbiamo selezionato tra questi temi, che sono tutti importanti, 3 temi in particolare. Essendo solo 10 ragazzi, affrontare tutti diventava complicato. E l'importante anche nel progetto è che loro lavorino in gruppo, quindi non devono essere solo un lavoro individuale. I temi che abbiamo selezionato sono le infrastrutture verdi, la qualità dell'aria e la mobilità sostenibile. I nostri ragazzi si divideranno in 3 gruppi, quindi, e dovranno scegliere quindi quale tema affrontare e andare a studiare. Qui ho portato un piccolo esempio di come è strutturato, diciamo, in maniera molto sintetica il tema all'interno del rapporto. Come facciamo a valutare la qualità dell'aria? Abbiamo scelto, in questo caso ho selezionato 3-4 indicatori significativi per questo tema. In base a questi indicatori, in questo caso abbiamo il PM10, che avete spesso sentito parlare, le polveri sottili al telegiornale, c'è lo sforamento in alcune città, il PM2,5, che sono quelle ultrafini, gli ossidi azoto e l'ozono. Quindi viene descritto l'indicatore, che cosa serve, la normativa sottostante che ci indica i limiti, e nella terza colonna vi ho portato qualche dato del rapporto di quest'anno che vi indica le città dove questi limiti non sono stati rispettati, se per quanti giorni sono venuti gli sforamenti e quali aree, insomma, non hanno rispettato questi limiti.
Riguardo le infrastrutture verdi, innanzitutto cosa sono le infrastrutture verdi? Non sono solamente i parchi e i giardini, ma sono tutte le aree verdi locali che sono libere, quindi non asfaltate, e che permettono, che contribuiscono a comporre la rete locale. E sono composte da varie aree, dicevo, non solamente quelle diciamo, costruite dall'uomo come i parchi e i giardini, ma anche la rete natura, che è uno degli indicatori che qui trovate selezionati insieme al piano del verde e al verde pubblico, che ci servono a valutare quante aree verdi ci sono all'interno dell'area urbana considerata, come viene gestita, in questo caso il piano del verde. Vedete, solo 11 comuni su 116 hanno un piano del verde, in questo caso siamo un pochino indietro in Italia purtroppo con questo parametro, e poi la percentuale di verde pubblico e di verde naturale, aree protette, rispetto alla superficie invece asfaltata e costruita. Il terzo indicatore invece è relativo alla mobilità sostenibile. Cos'è la mobilità sostenibile? Tutta quella mobilità che non crea un impatto ambientale in termini di inquinamento. E quindi ho riportato qui alcuni degli indicatori che vengono analizzati all'interno del rapporto, come l'utilizzo del trasporto pubblico locale, l'area ZTL, quanti chilometri di area, quindi pedonali riservate sono presenti all'interno dell'area urbana, se ci sono piste ciclabili e quanti chilometri a seconda delle città considerate, se ci sono servizi di car sharing o bike sharing e i PUMS, che sono i piani di mobilità sostenibile, che in questo caso potete vedere non sono adottate da tutti i comuni, ma solamente da 7, mi sembra, 9, anzi hanno adottato questi piani di mobilità su 116, anzi 119 comuni che abbiamo analizzato, quindi c'è un lavoro ancora grosso dietro da dover affrontare. Come lavoreranno in questo progetto? I ragazzi verranno innanzitutto formati con delle lezioni frontali, spiegandogli che cos'è un indicatore, come si costruisce, dove prendo i dati per costruirli, come faccio a interpretarli anche, come posso confrontare una città rispetto all'altra basandomi su questo indicatore. Qual è la normativa di riferimento sottostante che mi ha spinto a creare questo indicatore e avere dei limiti di confronto rispetto allo stato dell'ambiente? E poi soprattutto quello che a noi interessa è che i ragazzi abbiano delle idee su come migliorare e quali azioni mettere in atto proprio per migliorare lo stato dell'ambiente, partendo da buone pratiche a livello o indicazioni o raccomandazioni a livello sovranazionale, cosa ci dice la Comunità Europea, cosa ci dice a livello nazionale con le leggi nazionali, oppure locale o anche strettamente individuale, cosa noi possiamo fare quotidianamente tutti i giorni. Il lavoro si svolgerà con lavori di gruppo, con confronto tra i singoli ragazzi e con il tutor e gli altri colleghi che seguiranno il corso, verranno scelte delle idee, fatte delle proposte. Tutto questo verrà poi elaborato ogni anno con un piccolo PowerPoint che dovrà illustrare il tema scelto, quindi partendo dalla normativa di riferimento, sulla selezione dell'indicatore che si è voluto costruire e studiare, qual è la situazione delle città che vengono quindi messe a confronto, e quindi proposte e suggerimenti dei ragazzi che poi andranno poi elaborate e portate al rapporto delle aree urbane che si presenterà quest'anno a dicembre e anche nel 2019. Come abbiamo raccontato, i ragazzi già hanno partecipato a delle piccole interviste sia a scuola sia durante la presentazione del rapporto, e poi vi saranno altre riprese da parte delle colleghe di Ispra TV che raccoglieranno, diciamo, in maniera come un piccolo documentario su quella loro esperienza, quindi come sono partiti, le aspettative, come sono cambiate le loro idee e come la loro formazione ha portato poi alla consapevolezza, la crescita della consapevolezza sulla tematica ambientale e sulle possibili soluzioni. Quindi, quali saranno le competenze acquisite? Quindi, quali sono le pressioni sull'ambiente, i determinanti e gli impatti sull'ambiente urbano? Come vanno consultate le banche dati? Quali sono le metodologie per costruire un indicatore per valutare poi lo stato dell'ambiente? Quali sono i soggetti istituzionali adibiti e predisposti alla tutela dell'ambiente? Quali sono i comportamenti sostenibili? E tutto questo farà parte di questo capacity building, questo termine inglese che ci dice di aumentare quindi la consapevolezza su una tematica piuttosto specifica come quello dell'ambiente. Tutto si concluderà con una cerimonia conclusiva in cui verranno rilasciati degli attestati e verrà visionato questo filmato che le colleghe di Ispra TV stanno raccogliendo per documentare proprio il processo di questi 3 anni di questi ragazzi. Grazie per l'attenzione.